Io adesso chiederei, nel frattempo, a Cosimo Zito di darci, grazie Sabine, grazie molto, di darci un breve saggio del suo progetto, che a proposito di linguaggi urbani, insomma, ha già un titolo piuttosto impegnativo per i non addetti ai lavori. Zito è un nostro studente a cui teniamo molto perché, come dire, ha fatto una scelta ancorché provvisoria di vita rispetto al master nel momento che viene dal Friuli e da contesti apparentemente vicini in termini chilometrici ma assai diversi rispetto ai sistemi politico-amministrativi realmente funzionanti e alle culture politiche effettivamente dominanti. Di cosa si è occupato, dottor Zito? Allora, io mi occupo da moltissimi anni, sono un operatore sociale, mi occupo di politiche sociali e sono in barricata, faccio un lavoro di comunità con le persone. Ho una formazione che non è proprio tipicamente dall'università di scienze sociali, ma ho delle competenze tecniche, viene dall'edilizia e dall'architettura. E queste due cose si sono sposate perché a un certo punto mi sono trovato con le persone con cui lavoro a riqualificare degli spazi, ma insieme a queste persone, quindi una riqualificazione sociale e degli spazi. Questa cosa che speravo di mostrarvi, perché ci sono alcune immagini, solo due, che volevo farvi vedere, perché io lavoro molto con le immagini, soprattutto con le persone, perché in realtà, anche se si tratta di un esempio molto piccolo, è una modalità che potrebbe essere, insomma, che io ho cercato e ricercato, non è una cosa che mi è arrivata subito, no? Come metodologia, ma come sentivo prima, l'ho costruita in itinere. Perché, ripeto, se non avessi frequentato il master, da operatore sociale avrei fatto una scelta di un certo tipo, no? Soprattutto su questo esempio, su questo caso studio, che si tratta di un'area scolastica. Un'area scolastica che, vediamo se riesco anche a mostrarvi, saltando velocemente, ecco, non so cosa riuscirete a vedere. Un'area scolastica su cui io opero da diversi anni, ma lo faccio soltanto prendendomi una piccola parte di quest'area, in realtà gestendo un centro di aggregazione giovanile. Però mi sono accorto, e quindi c'era questa idea di intervenire su quest'area scolastica, non solo come operatore, ma anche come volontario di un'associazione di cui faccio parte, e che da un anno porta avanti queste prassi nella Bassa Friulana, provincia di Udine. E quindi, sia come associazione che come operatore, mi sto occupando di questa piccola area scolastica. Sto parlando di una comunità di neanche 3.000 anime, e la maggior parte dei paesi, dei comuni, delle comunità dove lavoro abbiamo più o meno questo numero di popolazione. Però, nonostante questo, dove c'è in teoria, soprattutto in Friuli, un capitale sociale molto, molto forte, in realtà succede qualcosa che adesso andrò a descrivere, cioè disaggregazione, comunità frammentata, e questo capitale sociale che io vedo sempre molto attivo, anche a livello nazionale, in caso di calamità, dove c'è un capitale sociale in Friuli che si mobilita, in piccole comunità come queste non si sa per quale motivo non si attiva. Ed è questo anche il motivo di questo progetto. Quindi vedete un'immagine di questo cortile, che è una parte di quest'area scolastica, che è proprio piatto, grigio, ma che a un certo punto, grazie anche alla presenza degli abitanti di quest'area scolastica, si colora, si anima. E oltre ad animare e colorare quest'area scolastica, colora poi tutto il resto della comunità e del paese. Qual è stato l'obiettivo di questo progetto? Beh, quello, l'ho appena anticipato, quello di ricucire un rapporto cittadini-istituzione, nel senso che questo distacco che c'è e di cui si sente sempre parlare, di questa distanza tra cittadini e istituzione, che in realtà in un paese molto piccolo non dovrebbe esserci, in realtà c'è ed è molto forte, sia con l'istituzione che anche tra gli stessi abitanti. Far decollare, come dicevo prima, questo capitale sociale locale che c'è, ma stenta a decollare, e riqualificare con le persone questi spazi. Con questa metodologia che, come dicevo prima, è venuta, no, strada facendo,
che è una cosa tipica, no, dei processi partecipativi, imparando facendo, e questo anche nella relazione con gli abitanti dell'area scolastica. E questa cosa anche molto importante, magari poi salto le altre diapositive, ma questo è interessante, questo processo partecipativo, la cosa che a noi più interessava, più che il risultato finale, perché rimarrà purtroppo, almeno per il momento, una proposta che noi andiamo a fare come associazione all'amministrazione di questo piccolo comune, anche se siamo ancora a livello di una proposta, questo processo ha già fatto dei piccoli miracoli, perché all'interno di quest'area scolastica stanno succedendo delle cose che insomma sono anche la conseguenza di questo progetto che, con cui noi ci stiamo confrontando con l'assessore alle politiche sociali. Adesso non entro nel merito di quello che è successo anche durante l'estate, professor Morisi, ma tra l'orto urbano e poi la giornata di Facciamo Crescere le Idee stanno succedendo delle cose. Quindi, come dicevo prima, più che il progetto finale, se si realizzerà o meno, la cosa molto interessante è stato quello che è lo scambio di visioni che sta avvenendo tra i protagonisti, quindi gli attori, sia interna nell'area scolastica che esterna, che per noi è molto interessante, perché in quanto noi come associazione che abbiamo una percezione, una visione di quest'area, è molto interessante anche confrontarsi con altre visioni. E questa è un'area, ripeto, che ha all'interno, non sto a elencarvi tutti gli elementi positivi e negativi, però velocemente ne ha una miriade, sia positive che negative. Ma nonostante ci siano una miriade di associazioni, scuole, biblioteche, associazioni giovanili, questo posto ha questa continua stigma di posto sfortunato, perché anche all'interno la presenza di associazioni con giovani ha reso questo spazio anche vissuto in varie ore della giornata, e purtroppo ci sono anche comportamenti a rischio di ogni tipo, abuso, uso di sostanze, di alcol, quindi questo posto si prende questa stima. Però ci sono tante cose. Come va a finire? Va a finire che una volta individuati quelli, ed è stato questo il valore aggiunto rispetto a quello che avrei potuto fare prima e invece adesso con il master, è la capacità di aver visto con un altro occhio tutti gli attori all'interno di questa area, sia interni che esterni, come coinvolgerli. Sto cercando di saltare perché abbiamo anche delle foto dei laboratori di progettazione partecipata che abbiamo iniziato con i bambini delle scuole elementari, dove il nostro obiettivo non è quello di far progettare i bambini il futuro di quest'area. L'obiettivo è stato quello di scatenare visioni, perché i bambini hanno questo potere, questa capacità che avevamo anche noi adulti di aprire, di smontare le scatole, ed è questo di cui noi abbiamo bisogno anche per mostrare agli adulti, in questo caso sia agli abitanti ma anche ai tecnici, alle istituzioni, che questa magari è una modalità interessante per affrontare il problema di quest'area. Salto tutta una serie di slide perché l'ultima. Sarebbe interessante proprio arrivare a quello che è il processo. Un attimino di... eccolo qua. Quindi abbiamo una prima fase che è già in corso con questi laboratori di progettazione aperte alle scuole, una cosa molto interessante sia elementari che media. Nel frattempo, grazie anche a questa iniziativa che noi stiamo portando avanti, siamo riusciti anche a attingere a fondi regionali sulla partecipazione nella scuola, quindi progetti di cittadinanza attiva. La seconda fase che è in corso, e questo sabato abbiamo anche una festa proprio all'interno di quest'area dove faremo delle attività di outreach, quindi di scandagliare con questionari, ma con un rapporto diretto con le persone, per cercare di analizzare quelle che sono le visioni degli attori di quest'area, sia interna che esterna. C'è un altro valore aggiunto che non avrei mai pensato di fare se non dopo questo master, è quello di inserire, ecco il discorso delle metodologie, uno strumento innovativo che abbiamo già testato in quest'area per piccoli gruppi con insegnanti, ragazzi, l'associazione, che è un work café. Perché il work café? Perché questo ci serviva in questo momento, in quest'area, come strumento sicuramente deliberativo, nel senso di discussione, di scambio di visioni. Perché di questo avevamo bisogno, soprattutto per capire un attimo quelle che sono, no, i temi da affrontare, temi che pensiamo, e qui invece siamo nel futuro,
con dei laboratori progettuali di comunità, quindi tutto quello che emergerà dal World Café noi cercheremo di concretizzarlo nei limiti, perché insieme alle persone spiegheremo, capiremo che alcune cose si possono fare, altre no, ed è questo l'obiettivo anche dei laboratori progettuali, per poi renderle visibili, come dicevo prima, facendo le cose, in questo caso realizzando una festa in quest'area per dare visibilità, non tanto per far vedere quanto siamo bravi, ma per dare la possibilità anche ai protagonisti di questo processo e di vedersi in qualche modo rappresentare un po' tutte quelle che sono state le fasi del processo. Mi fermerei. Sì, io concluderei qua, qua ci sono dal punto di vista temporale. Grazie. Grazie a voi. Grazie Cosimo, io spero poi che quando arriverete a una tappa abbastanza solida ci sia una targhetta di plastica con scritto con il contributo di Cosimo Zito mediante il master, perché non avremmo mai pensato di poter collaborare una cosa che è molto più grossa e interessante di come in pochi minuti Cosimo ha potuto rappresentarvi e ripeto in un contesto così diverso da quello a cui siamo abituati a pensare anche quando parliamo di capitale sociale.